Sono Andrea Binello, direttore generale di Banca Anya, e domenica porterò anch'io il mio cuore al traguardo. Sono Giorgia Fonsatti di Adriatica LNG e anche noi domenica porteremo il nostro cuore al traguardo. Sono Francesco Grauso di Città della Speranza e anche io domenica porterò il mio cuore al traguardo. Sono Sara Simeoni di Farmacia Sant'Ilario e anch'io domenica porterò il mio cuore al traguardo. Sono Federica Allieri, rappresento Estetica del Benessere e anch'io domenica porterò il mio cuore al traguardo. E sono Claudia Perinelli del gruppo Il Tulipano e anch'io porterò il mio cuore al traguardo. Sono Alessandro Colombo di OPS Group e anch'io porterò il mio cuore al traguardo. Sono Alberto Marzola e anch'io porterò il mio cuore al traguardo domenica. Sono Alberto Crepaldi e anch'io porterò il mio cuore al traguardo domenica. Buonasera a tutti, sono Andrea degli Esposti di Alleanza Assicurazioni e domenica mattina anche io porterò il cuore al traguardo. Ciao, sono Chiara di Goa Goa e anch'io domenica porterò il mio cuore al traguardo. Sono Cristina Rogato, direttore sanitario di Skin, e anch'io domenica porterò il mio cuore al traguardo. Alice De Stefani, referente Rovigo Plastic Free, domenica porteremo anche noi il nostro cuore a Rovigo, cerchiamo di lasciarla pulita come l'abbiamo trovata. Ciao, io sono Stefania Gaudenzi del Salone Gaudenzi, anch'io domenica porterò il mio cuore al traguardo. Ciao a tutti, io sono Sandra, Sabrina, Flavia, Elisa, Susi, e parliamo a nome della squadra Run for Yov di Rila, e anche noi porteremo il nostro cuore al traguardo. Siamo alla presentazione di Rovigo in Love. Prima di qualsiasi altra attività che faremo, volevo presentare un collaboratore eccezionale della nostra manifestazione, che è la Croce Rossa Italiana provinciale di Rovigo, vero? Esatto, rappresentata qui dal dottor Alberto Indani, che ogni anno collabora la Croce Rossa con noi a titolo di volontariato. Grazie Alberto. Grazie a voi. È proprio così, sono 20 volontari impiegati in ambito sia logistico che sanitario, 2 infermieri, un medico, 2 ambulanze, una squadra a piedi, una sala operativa attivata apposta per l'evento, tra altre cose una nuova tecnologia che si chiama Radio POC, che ci permette di essere in collegamento con l'ambulanza, la squadra a piedi e la sala operativa al fine di gestire al meglio appunto tutti gli interventi. Saremo in piazza con il PMA, posto medico avanzato, al fine di dare ristoro, un primo soccorso di base anche a chi ne ha necessità. Speriamo di no, però siamo pronti anche per questo. Non servirà senz'altro, comunque sarà bello avervi con noi, grazie. A voi.